Paolo Becchi, Paolo! Allora, colpo di stato permanente, cronaca degli ultimi 3 anni. Torniamo a parlare di un colpo di stato. Tu questo sì. libro qua l'hai scritto, queste cose l'hai scritto ad aprile. È stato pubblicato ad aprile, prima della lettera di Geithner, cioè del tesoro americano. Cos'è? Qual è il colpo di stato? Ma diciamola così, in Italia abbiamo avuto negli anni 70 le stragi di stato. Adesso per fortuna di stragi di stato non ne abbiamo più bisogno e lo facciamo in maniera soft a partire dal 2011 con i colpi di stato al posto delle stragi di stato. E io ho cercato in questo volumetto, in questo pamphlet, di ricostruire la vicenda a partire da quello che ormai è diventato un argomento ben noto e conosciuto, l'estate del 2011 e le dimissioni poi nell'autunno, nel novembre di Berlusconi, dimissioni forzate, sono arrivato fino all'ultimo, al governo Renzi. E ho detto che secondo me questo è un processo che è cominciato allora e che sta ancora continuando. Ecco perché ho parlato di colpo di stato permanente. Perché? Perché si sta cercando di cambiare proprio le istituzioni democratiche del nostro paese. Il nostro paese vive in un sistema costituzionale che è di un governo parlamentare e a partire dal punto il colpo di stato Paolo, di Mario Monti stiamo andando verso una forma di governo diverso da quello che era previsto dalla nostra Costituzione. Perché tu dentro questo libro il colpo di stato assegni una responsabilità politica forte a Napolitano. Sì, voglio riconoscere il rispetto che si deve alla carica istituzionale e alla persona per l'età che ha. Quindi non c'è nelle mie parole nessun atteggiamento di disprezzo nei confronti del Presidente della Repubblica, ma il ruolo che lui ha giocato, il ruolo politico che lui ha giocato, è quello veramente di regista di un'impresa che mira alla distruzione della nostra Costituzione. Lui che dovrebbe esserne il garante. È per questa ragione che io ritengo che la messa in stato d'accusa era doverosa, non è stata presa sul serio, ma la messa in stato d'accusa è doverosa e comunque resta agli atti. Noi dobbiamo tenere presente una cosa. Questo è l'inizio del colpo di Stato, avviene per l'appunto con le dimissioni forzate di Berlusconi, ma poi continua fino ad oggi, e come? Con dei passaggi che sono incredibili. Per la prima volta un Presidente della Repubblica viene rieletto un'altra volta perché? Perché c'è un disegno politico da realizzare, e il disegno politico da realizzare è quello delle larghe intese per eliminare il pericolo che era scaturito dalle elezioni di febbraio. Questo è il dato di fatto. Ecco perché non ha senso parlare di colpetti di Stato, ma di un colpo di Stato permanente, perché ci siamo entrati dentro allora e non ci siamo ancora usciti da questa situazione. Paolo, dopo rimani con noi, perché più avanti ti chiederò qualcosa se secondo te ci sono stati dei brogli sulle europee, come ha detto Grillo, e ti chiederò un commento dell'alleanza tra Grillo e Farage, quindi ritorneremo su colpo di Stato. Paolo Barnard, ciao Paolo. Vedo già pronto un disegno con alcune parole chiave, a te la parola. Io voglio parlare a un padre di famiglia, ascoltami. Tu credi che recuperando i 5-7 euro che tuo figlio ti ruba dalla paghetta settimanale riuscirai a ripagare il mutuo di casa? Sei convinto di questo? Cioè, noi crediamo che recuperando i soldi dei ladri di polli del Mose, dell'Expo, noi riusciamo a rimediare a un paese che a causa dell'Eurozona perde 333 miliardi di produzione all'anno, un paese che a causa dell'Eurozona ha trasformato un debito di Stato di 2.000 miliardi in un debito pubblico di cittadini e aziende di 2.000 miliardi, uno Stato che ha la più alta disoccupazione giovanile della sua storia, il più grande crollo di produzione della sua storia. Recuperando i soldi dei ladri di polli noi facciamo questo? Ci vuole una deputata del PD per dire una sciocchezza del genere. Allora, se Galan va indagato,
Se il Dagalan va indagato, Romano Prodi deve andare in Siberia, perché Romano Prodi ci ha venduto l'euro 14 anni fa e ci ha detto che l'euro aveva portato il blocco dell'Europa a competere con gli Stati Uniti d'America. Oggi siamo la fossa biologica dell'economia del mondo. Il blocco asiatico va meglio di noi, il blocco russo va meglio di noi, il blocco americano va meglio di noi e la disoccupazione giovanile dell'Africa, secondo Zero Hedge l'altro giorno e Bloomberg, è inferiore a quella dell'Eurozona. Questo è un manicomio criminale a piede libero. Vanno fermati. Noi siamo qua e siamo qua per darvi delle soluzioni con la Mozart Economics e le soluzioni sono molto semplici. Un'altra lezione di economia molto semplice da capire. Si esce dall'euro, si recupera la moneta sovrana e si capisce una cosa. Per fare economia si parte dai soldi. Si producono beni e servizi, si produce occupazione, si producono redditi e si producono profitti. Quindi si torna ai soldi, si parte dai soldi per ritornare ai soldi. Chi ci dà i soldi? In uno Stato a moneta sovrana i soldi li creano lo Stato o li creano le banche? È molto semplice da capire. Volete soldi a credito o volete soldi a debito? Le banche creano soldi, sono debiti. Lo Stato crea soldi e sono crediti. Ogni soldo creato da uno Stato a moneta sovrana è un credito di cittadini e aziende. Dico una sciocchezza? Allora, guardiamo la prima grafica, per favore. Questa è gente che di soldi se ne intende. È la più grande banca di investimento del mondo. Si chiama Goldman Sachs e il capo economista di Goldman Sachs dice letteralmente quello che ho appena detto. Ogni dollaro di deficit, cioè debito dello Stato, di spesa, americano si trasforma in un credito di cittadini e aziende. La spesa pubblica è un reddito di cittadini e aziende. Questo è la falissiano, ok? Allora, voi direte a casa, ma questo può andare bene, ma non crea dei problemi in futuro, non crea un debito pubblico, dopo non è un problema? No, perché nessuno vi ha mai spiegato come funziona la spesa di uno Stato. La spesa di uno Stato sovrano funziona così. Al Ministero del Tesoro, alla Banca Centrale, degli uomini premono dei tasti su dei computer, accreditano conti correnti. Semplicemente questo. Non c'è nient'altro che facciano. Premono tasti e accreditano i conti correnti. Che cosa vuol dire? Il governo americano lo sta facendo da 137 anni. Preme dei tasti su un computer, accredita i conti correnti di cittadini e aziende, crea investimenti, crea stipendi, crea infrastrutture, salva l'economia. Il debito s'accumula, è un numero elettronico in un computer del Ministero del Tesoro. Non è il debito dei cittadini, l'abbiamo appena visto, è il credito dei cittadini. D'accordo? E qui apro una piccola parentesi, anzi una bella parentesi, perché Gianluigi Paragone, con cui ho avuto dei grandi disaccordi, ma ha un grandissimo merito, è un uomo che porta in ogni puntata le storie degli italiani che soffrono, gli ammalati, i disabili, le famiglie, gli sfrattati. E allora, attenzione, io mi rivolgo a voi. Vi ho appena detto che con uno Stato sovrano la spesa dello Stato è infinita, sono bottoni che vengono spinti nei computer del Ministero del Tesoro. Voi non dovete andare a piangere nei comuni, nelle regioni, avete il diritto di avere uno Stato che preme bottoni all'infinito per darvi l'assistenza domiciliare, le infrastrutture, i macchinari a casa, per dare le cure palliative, per dare i centri di assistenza diurni. Potete averlo, dovete capire come funziona questa economia. Dico una sciocchezza, guardiamo l'altra grafica. L'America si trova nel 2008 in una situazione disperata. Il governo americano deve in pochi giorni creare dal nulla 1.000 miliardi di dollari. Come hanno fatto? Esattamente come vi ho detto io, hanno una moneta sovrana. Il governatore della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, lo dice molto chiaro. Nel 2008 abbiamo sborsato 1.000 miliardi di dollari per la crisi. Erano soldi dei contribuenti? No, abbiamo premuto tasti sui nostri computer e accreditato conti correnti bancari. E allora, per l'Italia, ma per voi che soffrite, non c'è bisogno di piangere, c'è bisogno di uno Stato a moneta sovrana che semplicemente prema dei tasti. Qui sono con Salvo Mandarà, settimana scorsa eri collegato da Copenaghen, quella Copenaghen dove si è svolto l'ultima riunione del club dei potenti, il Bilderberg. Vediamo, così aiutiamo anche i telespettatori a casa, vediamo di mettere a posto. Posso precisare che le immagini che vedremo, sì, non sono state fatte solo da me, solo ma da me. È un gruppo di quattro: io, Francesco Amodeo, Alessandro Carluccio e Massimiliano Gaetano. È stato un lavoro di team. Okay. Bravi. Allora, vediamo come nessuno mastica questa cosa e poi ne parliamo un attimo. Vai. Il mio nome è Nessuno. Vivo nelle stanze del potere e so le cose.
e vi avevo detto che dopo le elezioni europee non sarebbe cambiato nulla. Renzi gongola perché il PD ha ottenuto il 40%, dice che farà sentire la sua voce in Europa. Ma la realtà è che non ha alcuno spazio di manovra. Basta sentire quello che ha detto nei giorni scorsi Olli Rehn. Certo, ha fatto la faccia più gentile, poi però ha preso l'Italia a bastonate. Ha detto che il nostro paese presenta squilibri macroeconomici eccessivi a causa dell'elevato debito pubblico e della scarsa competitività esterna. Insomma, siamo ancora gli ultimi della classe. Non solo. Rehn dice che l'Italia si è impegnata a fare delle riforme ed è ora che porti a casa il risultato. Sapete che significa? Altri tagli, altra austerità. In poche parole, altre tasse e altri sacrifici per i cittadini. E chi se ne frega se alle elezioni milioni di persone hanno votato contro l'Unione Europea? Io ve l'ho detto dove si decidono le politiche europee. Guardate queste immagini. Nessun mezzo di informazione italiano ve le ha fatte vedere. Eccolo, questo è l'hotel Marriott di Copenaghen, dove lo scorso weekend si è tenuta la riunione del Bilderberg. Erano tutti lì, i profeti del rigore e dell'austerità. Certo, austerità per gli altri, mica per loro, che guadagnano milioni di dollari all'anno. Eccolo, il luogo in cui si decidono le sorti del pianeta. L'hotel Marriott di Copenaghen. I manifestanti non si possono avvicinare, altrimenti vengono allontanati. I giornalisti non entrano, se non quelli invitati. Fra gli italiani c'era la direttrice di Rai News 24, Monica Maggioni. Guardatela in queste immagini inedite. E state tranquilli, i suoi telegiornali del Bilderberg non vi parleranno mai. Del resto, gli invitati del Bilderberg sono così. Arrivano sulle loro macchine di lusso scure, prendono l'aperitivo e scherzano, felici di giocare con i destini del mondo. Questo signore è Henry Kissinger, che se ne va tranquillo nonostante le contestazioni. Quest'altro signore, invece, è Peter Sutherland. È stato commissario europeo per la concorrenza, poi direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato vice direttore della British Petroleum e in talmente tanti consigli di amministrazione che anche lui ha perso il conto. Sapete che fa adesso? È chairman di Goldman Sachs International. Goldman Sachs, la banca da dove arrivano tutti quelli che hanno gestito la politica internazionale in questi anni. Questi giornalisti lo hanno scovato mentre passeggiava tranquillo per le strade di Copenaghen. Gli hanno fatto delle domande, ma lui non ha mai risposto. Anzi, li ha praticamente mandati a quel paese. Yes, New York City. I came from Canada. Go back. Si devono fare i fatti loro. Sono questi i finanzieri a cui Olli Rehn e gli altri euroburocrati rispondono. Loro governano il mondo e del voto popolare se ne fregano. Preparatevi a pagare ancora e fidatevi di nessuno. Salvo, ti tengo un attimo lì, perché abbiamo visto il servizio, è un racconto di un qualcosa che di solito i giornalisti italiani non raccontano. Come dice il nostro amico Paolo Becchi, siamo in un momento di golpe permanente paneuropeo, aggiungerei come parola, perché questi criminali che si sono riuniti pochi giorni fa a Copenaghen, a cominciare, come dice Elio Lannutti, il criminale seriale Draghi, anche se lui non c'era più lì dentro ma fa parte del gruppo dei 30, decidono sistematicamente tutti i colpi di Stato che devono avvenire, come nel 2011, quello in Italia, quello in Grecia. E poi io sono proprio di Vittoria, la città di cui avete fatto vedere tutta quella merce buttata per terra con milioni di persone che muoiono di fame. Queste cose vengono programmate in quel tipo di riunioni. Vorrei dire un'altra cosa, c'è una legge, la legge Anselmi dell'82, che vieta le riunioni segrete, dove siano segreti i partecipanti o gli argomenti di cui si discute. Allora io chiedo una commissione parlamentare che chieda al senatore a vita Monti che cavolo è andato a fare in quella riunione, e chiedo a Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI, di convocare immediatamente Monica Maggioni. Io vado a fare lo streaming se vuole, perché gli italiani devono sapere che cazzo è andata a fare Monica Maggioni in quella riunione. E cosa vuoi sapere? Vuoi sapere come hanno organizzato i colpi di Stato? Lo vuoi sapere? Sì. Cioè, questi organizzano i colpi di Stato. Allora, Draghi fa parte del gruppo dei 30, perché tutti adesso parlano di Bilderberg, ma c'è un gruppo di 30 che è ancora più forte. Trichet,
il capo della Goldman Sachs, il capo della Deutsche Bank, il capo della BCE, precedente e passato, Papademos, questi sono tutti criminali che dovrebbero essere processati, l'ho detto due settimane fa, dovrebbero essere processati per crimini contro l'umanità, contro quei signori di Vittoria e contro tutti quelli che muoiono di fame, perché queste cose vengono programmate da loro, sono dei colpi di Stato. Allora, Monti è stato imposto, mi dispiace che Tremonti se ne sia andato, perché lui ha fatto parte e ha partecipato fino al 2011 al gruppo Bilderberg, lui queste cose ce le potrebbe confermare tutte quante. Monti è diventato Presidente del Consiglio, prima senatore a vita, proprio perché ha partecipato a queste riunioni da sempre, lui fa parte del direttivo, non è neanche invitato, cioè, come Mazzoni, lui direttivo. Proprio è un pezzo grosso del Bilderberg. Della struttura. Quindi, esatto, della struttura. È uno di famiglia. È uno di famiglia. E quindi è diventato Presidente del Consiglio perché la Deutsche Bank ha venduto l'88% dei titoli di Stato italiani in meno di 6 mesi, la stessa cosa ha fatto la Goldman Sachs. Hanno minacciato Garavaglia, il senatore Garavaglia ha detto sono venuti qui a minacciarci che se noi non appoggiamo il governo del criminale Monti, criminale lo aggiungo io, l'ho tanto denunciato, se mi querelasse Monti sarei felice, così andiamo dal giudice a parlare di queste cose. Allora, quindi il criminale Monti è diventato Presidente del Consiglio perché sono andati lì a minacciarlo, o appoggiate questo governo oppure noi non compriamo più titoli di Stato italiani. Quindi quando Paolo Betti parla di golpe permanente ha ragione, dal 1954 allora, chissà fino a quando. Fammi andare allora di nuovo da Paolo Becchi. Allora, Paolo, stai zitto. Allora, silenzio. Allora, Paolo, mi fai capire una cosa, perché tu sei vicino al Movimento 5 Stelle, più volte lo hai detto, ma questa alleanza con Farage, secondo te, visto che abbiamo parlato a lungo di Europa, è funzionale al movimento? Fa bene al movimento? Che cosa? Ma guarda, questa è una domanda che va posta ai portavoci del movimento, al capo politico del movimento e non certamente a un semplice scritto quale io sono. Io posso soltanto dire a questo punto quello che è il mio parere, ed è soltanto il mio parere. Ahimè, nel Parlamento europeo, se vuoi contare un minimo, se vuoi contare qualche cosa, devi giungere ad un accordo con delle altre forze politiche. Il regolamento lo prevede. Ora, uno potrebbe anche dire, una volta entrati dentro, cercheremo di cambiare il regolamento, ma al momento, se vuoi contare qualche cosa, devi adattarti alle regole che il regolamento parlamentare europeo prevede. Cioè, però ora, questo è funzionale ora, ad una posizione punto, ancora più dura e decisa a questo punto che cosa guardi in che direzione ti puoi muovere. C'è stata una richiesta subito immediatamente dopo le elezioni da parte di Farage, da un suo portavoce, e il movimento Beppe ha deciso di sentire che cosa Farage aveva da dire. Questo non esclude che si sentano delle altre persone, si possono sentire altri gruppi. È stato forse più difficile farlo con i Verdi, penso che ci dovrebbero anche essere dei contatti con Alternative für Deutschland, non sono sicuro, ma allora, penso che ora che ci siano, diciamo così, delle diverse possibilità. Per quel che mi riguarda personalmente, diciamo, io ho optato, valutando le diverse situazioni, una scelta favorevole all'alleanza con Farage. UKIP, perché questa alleanza, cioè, il problema è questo, si accusa sempre il movimento sbagliando, no, in Italia, ma non fate niente. Beh, questa è l'occasione per dimostrare che si farà qualcosa, perché con quel gruppo di persone, con quel gruppo in particolare, secondo me si spezzerà quell'accordo tacito che ormai c'è tra PSE e PPE, insomma. Scusa, quindi, Paolo, questo mi sembra l'aspetto. Paolo, secondo te ci sono stati dei brogli, come ha detto Grillo? Ma guarda, io dico questo, l'euro è stato introdotto con una colossale truffa rispetto agli stessi trattati europei, questo è già stato in parte studiato e deve essere approfondito. In realtà l'euro è un golpe rispetto agli stessi trattati europei, perché non prevedeva lo svolgimento della moneta così come è avvenuta attraverso il trattato di Maastricht, questo è avvenuto dopo con dei regolamenti successivi. Quindi l'introduzione dell'euro è già stato un colossale inganno, un colossale golpe. Ora,
che ci sia stato anche un colossale broglio elettorale, questo è difficile da dire, però certo sorprendono exit poll che danno differenze minime, sorprende che Repubblica, poi di questo non se ne parla, due ore prima metta sulla pagina online i risultati a urne ancora aperte. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni. Io dico, scusami, lasciami concludere. Io dico soltanto una cosa, quando ci sono delle elezioni online, da parte del Movimento 5 Stelle subito, ma chi l'avrà truccate queste elezioni, chi l'avrà fatte, il controllo elettronico, chi l'avrà fatto, eccetera. In questo caso, guarda caso, non si nomina neanche la società che ha effettuato i controlli elettronici dei voti. Io vorrei saperne qualche cosa di più. Bravo. Allora, Gianlu, complotto, Line. Io proprio ho delle cose da dire. Allora, io credo che questa sia una questione importantissima di questi giorni, è una questione centrale importantissima per il Movimento 5 Stelle, perché io invece ne ho anche discusso col professor Becchi prima, io dissento profondamente da questa alleanza, trovo che sia una cosa abbastanza grave dal mio punto di vista e penso che bisognerebbe fare un'autocritica interna al Movimento invece di avere sempre questo atteggiamento distruttivo e tendente sempre allo scontro diretto come se gli altri fossero nemici e ragionare, perché un movimento che comunque ha voluto volontariamente dichiararsi post ideologico mantenendo una vaghezza che ha avuto anche una finalità elettorale chiaramente, ma dando dei palesi ammicchi a sinistra, ha fatto inneggiare una piazza a Berlinguer, ha proposto come presidente della Repubblica che arrivava dalla rete nomi come Rodotà, come Gino Strada. Dopodiché tu fai una scelta di questo tipo, una scelta ancora non fatta, ma comunque la sostieni, anche quando si alimentano le polemiche, continui a sostenerla, continui a sostenere contro l'evidenza, perché il fatto che del partito, che l'UKIP, il partito di Farage, sia un partito sostanzialmente di destra, vogliamo definirla estrema destra, non diciamo razzista, diciamo xenofobo, che ha fatto di tutta una serie di elementi fondamentali, che è la domanda che facevo anche prima al professor Becchi, per esempio... La centralità è stata proprio una campagna per l'uscire dall'Europa. Io mi chiedo, il Movimento 5 Stelle, al di là dell'identità, perché poi se ti schieri e comunque ti allei, un'alleanza può essere tattica quanto vuoi, ma è comunque un'alleanza e ti caratterizza, diventa peculiare alla tua identità e a quello che sei. Sì, allora, un attimo, così, questo è sostanziale. Professore, così raccolgo cose e torno da te. È bello, faccio la staffetta. No, io apprezzo il pragmatismo in questo caso. Certo, da Becchi, ma dopodiché il movimento, come giustamente lui dice, dovrà dire la sua. Però registro un dato di fatto, cioè nell'istante in cui si tratta per il Movimento 5 Stelle di assicurarsi l'agibilità politica sua propria, il pragmatismo va bene. Nell'istante in cui si tratta di assumersi la responsabilità di co-governare il paese anziché di aspettarne il cadavere, rischiandoci la faccia, e lo dice qualcuno che stando al governo come partito indubbiamente non ha avuto un vantaggio elettorale, l'impragmatismo non va bene. Se mi volete venire a dire che Farage sicuramente non è un mostro, però è meno imbarazzante di Bersani, ma dai, ma che discorsi sono? Ma poi il problema è quali sono le convergenze, questo è fondamentale, perché non ci sono neanche realmente delle convergenze nei fini. Questo è un partito che vuole uscire dall'Unione Europea e qui invece... Finalmente la posizione del Movimento 5 Stelle... Perché poi anche oggi si ribadisce invece che il punto del Movimento 5 Stelle è l'abolizione del fiscal compact, l'abolizione del pareggio di bilancio, la creazione degli eurobond. Se non siamo scemi per fare questo significa il sillogismo e rimanere dentro l'Europa. Allora già è ossimorica la cosa. Allora andiamo velocemente così poi raccolgo tutto, prof, e ti porto su... È una fotografia plastica della vaghezza e conferma quanto è stato il Movimento 5 Stelle, cioè quello della decrescita del reddito minimo di cittadinanza che si scontra palesemente nel merito, ma perché non c'è mai una posizione coerente, come non c'è una coerenza tra lo streaming a tutti i costi. Comunico al professore che appunto quelle che fanno non sono delle elezioni, perché le elezioni sono un'altra cosa e sono democrazia. Quello fatto con Farage naturalmente non aveva il carattere dello streaming. La rete fa comodo quando fa comodo a loro, ma questa loro proprio vaghezza di posizione ad uso e consumo di un leader solo fotografa esattamente. E comunico anche che le elezioni hanno avuto un senso, e continuare con questa cantilena
del golpe, della paura, non ha pagato ed evidentemente gli italiani hanno scelto. Cerchiamo di metterci a posto. Cerchiamo non dimentichiamoci che l'astensionismo è stato alto. Sì, ma non conviene a nessuno. Non conviene, sull'euro, su una sola parola. Non conviene a nessuno dire che l'euro così com'è non va bene, siamo tutti d'accordo. Quando si ha la febbre non si rompe il termometro, non so come dire. Però neanche si fa finta niente. Ma io credo che tra l'altro, Veronica ha ragione, c'è un tema che non è solo quello dell'uscita dall'euro. Poi io non ne parlo perché comunque non è affar mio cosa decide di fare il Movimento 5 Stelle, io sto in un altro partito. Però di Farage mi spaventa di più la componente che chiedeva l'aumento delle spese militari, ad esempio, che è in forte contrasto con quello che sostiene il Movimento, e in quello mi trovo d'accordo perché io ho sempre detto che sugli F-35 ero per un'abolizione, per una riduzione totale di quell'investimento che trovo inutile e costoso. Poi è totalmente liberista. Ma non solo, è antifemminista. Siccome siamo qua in tre donne, ricordiamolo, perché questa non è un'Europa per donne, perché le donne ancora guadagnano il 16% in meno rispetto agli uomini a livello europeo. Anche per questo io dico, il punto è certo che andare a fare qualcosa in Europa. Noi chiedevamo durante la campagna elettorale al Movimento 5 Stelle da che parte volesse stare per incidere, ma è anche allora, che cosa fare. Vado da Becky. Il suo intervento, Becky, come vede, ha provocato delle reazioni. Sì, ma è ovvio che ci siano le reazioni. E le reazioni sono, alcune reazioni sono giustificabili, altre sono talmente penose che non meritano neanche di essere prese in considerazione e quindi non le prenderò in considerazione. Però effettivamente, cioè, alcune domande sono del tutto lecite. Io parlerei in questo caso di un matrimonio di interessi, cioè un matrimonio di convenienza, cioè noi non c'è la possibilità, mentre in Italia c'è la possibilità di fare un lavoro di opposizione e di stare all'opposizione da soli ed eventualmente anche di governare da soli, questo in Europa non è possibile. Quindi se si voleva contare qualche cosa bisognava iscriversi in un gruppo. Al momento non c'è nessuna iscrizione nel gruppo perché sulla base delle regole del movimento sarà il movimento stesso a decidere. Quello, tra le varie ipotesi, l'ipotesi che io ritengo a questo punto più conveniente per il movimento per far sentire la sua voce in Europa è il movimento rappresentato dall'UKIP. Vorrei dire una cosa, a me questo discorso xenofobo, maschilista, omofobo, non lo so, non mi interessa. Io voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, qui si scontrano, perché no, sono cose false, qui si scontrano due diversi modelli. Ragazzi, lasciatemi parlare solo 5 minuti. Si scontrano due diversi modelli di Europa. Questo è del tutto evidente. C'è un modello che ha cercato, a partire dal trattato di Maastricht, di distruggere completamente le identità nazionali e di sostituirsi ad esse, di creare quindi un qualcosa che va al di là della diversità, della pluralità dei diversi stati nazionali che ci sono. E quindi Becky questo dice, con Farage, il risultato qual è stato? La moneta unica, ci hanno imposto tutta una serie di scelte per distruggere sostanzialmente gli stati nazionali e a vantaggio di chi? Beh, del nuovo impero, è l'impero germanico, questo mi sembra evidente. Allora, i Verdi fanno parte di questa logica, i Verdi sono tedeschi, sono un'emanazione del potere tedesco. Allora, telecamera Vito, telecamera Mary, il partito. La telecamera Mary, Rinaldo, perché a giugno arriva una valanga di tasse da pagare, eccovi l'elenco, via. Siete pronti per essere travolti da una vera e propria valanga di tasse?